Pace e bene, bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, 8 aprile, ricordiamo Sant'Agabo. Ascoltiamo la sua storia. Agabo visse a Gerusalemme nel primo secolo ed è uno dei personaggi citati da San Luca negli Atti degli Apostoli. Per la prima volta nel capitolo 11 è collocato nella categoria dei profeti giudeo-cristiani, cioè tra quelli più ferviti testimoni di Cristo, dotati di carismi che permetteva loro di scrutare i cuori e prevedere eventi futuri. Luca nel capitolo 11 scriveva: alzatosi in piedi, egli annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Col suo annunzio, la più ricca comunità cristiana di Antiochia si autotassò per sostenere i fratelli più poveri della Giudea. Agabo riapparirà a Cesarea. Agabo, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato così dai giudei a Gerusalemme e verrà consegnato nelle mani dei pagani. All'udire questo, noi e quelli del luogo pregammo Paolo di desistere dal suo viaggio. Ma Paolo replicò: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarvi il cuore? Io sono pronto non soltanto ad essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del nostro Signore Gesù. Oggi sono un po' sghignazzante, scommetto che quando ho annunciato Sant'Agabo molti di voi avranno detto: e chi è? Eppure è un santo che ha avuto a che fare proprio con il grande San Paolo, non solo, è proprio nominato nella Sacra Scrittura. Colgo quindi l'occasione per notare in prima persona io e poi anche fare notare a voi che ci sono tante figure di santità che non conosciamo, che ci sono completamente estranee, ed è un peccato perché è una storia di bellezza e una testimonianza della quale noi non gustiamo il sapore. E quindi forse con questa consapevolezza che ogni storia di santità non conosciuta alla fine è un grande dono che il Signore ci fa, ma che noi sprechiamo. Allora approfondiamo la storia dei nostri santi, delle persone che hanno fatto di tutto nella loro vita per realizzare il regno di Dio. Signore, venga il tuo regno, è la nostra preghiera, e fa che siamo meno pigri e forse più concentrati nel leggere la vita di alcuni santi, i loro scritti, piuttosto che dedicare tempo ad altre cose come possono essere canzoni, trasmissioni televisive, spettacoli che sì, hanno la loro importanza, però ritagliamo un po' del nostro tempo anche per riconoscere e scoprire queste figure che porteranno sicuramente una grande bellezza nella nostra vita spirituale e non. Sant'Agabo, prega per noi.